Sto inseguendo uno zingaro. Vuole che chiami la polizia? Signora? No, è mio figlio! Peccato! Mi richiami domani alle sue fretta, per cortesia? Certo, signora. Oh, io! Ciao, mamma! Devo scappare, ciao! E tu? Quanti zingari conosci? Sono 11 milioni i Rom in Europa, un popolo che oltretutto, al contrario di quanto si pensa, è tutt'altro che nomade, essendo anzi stanziale nell'80% dei casi. Fra le minoranze sono tra i più bersagliati dal razzismo e dai preconcetti, ed è il presupposto da cui parte la campagna Dosta, che in lingua Rom significa basta. Giovedì 21 marzo, in occasione della nona giornata contro il razzismo, all'Università Federico II ed al PAN si incontreranno associazioni e cittadini contro i pregiudizi verso le popolazioni Rom, sinti e camminanti. Spesso si dice i Rom rubano, i Rom non vogliono lavorare, i Rom non vogliono integrarsi, ma in realtà dietro c'è un grande difetto di informazione e una volontà proprio di non conoscere la cultura di questo popolo. E io penso che il grande antidoto alla discriminazione nei confronti dei Rom sia appunto la conoscenza e l'informazione, e il nostro lavoro è proprio quello di dare un'attività di assistenza legale gratuita a chi si ritiene vittima di discriminazioni. E dal PAN ci saranno anche le esibizioni di musicisti e la mostra Arte in Campo, con le opere delle pittrici del laboratorio Rom di Secondigliano dell'Opera Nomadi. Per poter parlare di un'integrazione e di un arricchimento culturale attraverso due momenti, all'università e al PAN, quindi grazie all'UNAR per aver scelto Napoli. Sì, aggiungo che il PAN ha messo a disposizione delle sale per allestire la mostra, ma ritengo che sia molto importante che questa mostra è il risultato di un laboratorio realizzato al Campo Rom di Scampia dall'artista Fermariello, e lì infatti si è avuta la prima inaugurazione della mostra, che adesso è spostata poi al PAN. Ragazze che hanno realizzato queste opere, che hanno una capacità artistica innata, un segno e un modo di scrivere l'arte, che parte proprio da un sentimento, un'emotività che è propria.